Ciao a tutti, mi chiamo Don Melance Gabriele Imana. Mi chiamo Pastor Manny Rambona. Mi chiamo Don Samuel Iracose. Vengo da Burundi, in Africa centrale. Nel 1993 ci fu la prima elezione democratica, poi ha visto il primo presidente eletto ucciso. Era il 21 di ottobre del 1993, questo è stato l'inizio della maledizione e è cominciata la guerra civile. Quando scoppiò la guerra stavo nel seminario minore, avevo iniziato a fare le medie. Il seminario di Buta è veramente un luogo dove si riceve una formazione umana, spirituale e intellettuale. Da quando sono arrivato a Buta mi sono chiesto: ma come hanno fatto questi 40 martiri ad avere quel coraggio di rimanere uniti e di superare quelle divisioni? Le divisioni vengono anche trasmesse nelle famiglie, vedi l'altra etnia come nemica. Questo che ha portato tanti ragazzi che sono uccisi per la paura reciproca. L'allora rettore, padre Zaccaria Bukuru, ha messo un piano dove bisognava studiare. Ma anche i lavori manuali, le attività culturali, il tamburo, le danze tradizionali. Ovviamente anche lo sport. Poi un dialogo tra di noi, questo dialogo ci permetteva di leggere la storia del nostro paese. Tutto questo ci dava tante opportunità di conoscere, di scherzare, di giocare. Rendevi conto che era un amico, un fratello. Etichette da di Hutu o Tutsi cadevano subito. Etnismo o razzismo molto spesso è perché c'è ignoranza, non c'è una conoscenza. Più piccolo al più grande, questo luogo diventava un'oasi di pace dove il Burundi stava bruciando. Era nel 1997, il 30 aprile, quando i liberi sono venuti e hanno ucciso 40 seminaristi. Tanti ragazzi, tanti studenti Hutu scappavano dalle scuole e raggiungevano i ribelli in foresta, che invece a Buta era rimasto un piccolo oasi. Per i ribelli era quasi un motivo di offesa. Venendo qui si può pensare che c'è la pace nel paese, invece noi vogliamo creare caos. Si sono introdotti nel dormitorio dei ragazzi della scuola superiore e hanno chiesto a questi ragazzi di separarsi tra i Hutu e i Tutsi. Allora questi ragazzi hanno rifiutato. Noi siamo rimasti uniti. È stata una reazione spontanea. Per quattro volte i ribelli hanno fatto sempre la stessa domanda e davanti a noi c'era il fucile puntato. Allora i ribelli hanno fatto di tutto e quello giorno sono morti 40 ragazzi. Io ero nel dormitorio della scuola media. C'erano dei ragazzi che avevano fatto una lunga corda e abbiamo fuggito. Sono arrivato a un luogo che si chiama Sigugliaie. I liberi mi hanno preso e hanno cominciato a insultarmi. Poi hanno cercato a uccidermi. Ero con tre ragazzi e dopo abbiamo fuggito fino ad arrivare a Burundi. Quello che all'inizio sembrava una maledizione, oggi è diventato il seme della fede e della speranza. Quello giorno ho ricevuto una ferita che anche oggi porto, ma la porto con un'altra lettura. Questo accettare di morire insieme dava un sogno dell'unità, l'unità che mancava nel nostro paese. Dopo la chiesa locale ha cercato a costruire un santuario per questi martiri, si dice che sono dei martiri della fraternità. Quella testimonianza di Buta ha tanto da dare al mondo. Tanti giovani, migliaia e migliaia, vedono Buta come un simbolo che la pace è possibile. È solo l'inizio, perché a breve saranno forse beatificati. C'era anche mio fratello che è morto insieme ai miei compagni. Da subito bisognava impegnarsi per non trattenere rancore. Anche le famiglie che hanno perso i loro figli sono state capaci di donare agli assassini il perdono. Quindi viva l'educazione, credo che sia la chiave più grande di tutti gli altri per poter dare speranza a un continente come quello africano.